Ci risiamo, non ho il pad, quindi esco dall'inquadratura e adesso rientro. Ora ce l'ho. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Mi vedete bene? Mi sentite bene? Guarda quanti siete! Guarda quanti siete! Siete già tantissimi, grazie ragazzi! Ci avviamo verso la fine, questo è il sesto episodio, quindi ci porterà alla ammirevole cifra di 12 ore di gioco. E speriamo un altro paio di puntate e di finirla, questa roba. Ciao Giacomo, ciao Dorian, ciao Los Gamer, ciao Lizard, ciao Alessandra, ciao a tutti quanti. Direi che possiamo partire. Ciao Momo, via! Alberto, Mantis, Gold Pumpkin, ciao. Allora, si va. Si va, si va, si va. No, aspetta, aspetta. No, sta scattando tantissimo, ma una roba allucinante. Vediamo se funziona o se devo interrompere. Ciao Fossa, quando partirai e ritornerai per il QuakeCon, così come per la Gamescom? QuakeCon dal 2 al 4. La Gamescom invece, la Gamescom dal 15 al 20. Allora, apre mixer volume. Come mai è così forte Alien Isolation? Quanta euforia, eppure sai cosa ti aspetta, no? No, non lo so cosa mi aspetta. Non esattamente. Allora, ok. Dove dovevamo andare? Ok, mi sembra che vada fluido. Così si corre. È una settimana che non lo gioco, eh. Allora, l'obiettivo qua era ispezionare il reattore centrale. Beh, ragazzi, aiutatemi perché mi sembrava di averlo già ispezionato il reattore centrale. No. Apollo si rifiuta di annullare l'isolamento a causa di un'ostruzione. Ispeziona il reattore centrale. Ok. Allora, tonfo elettronico. Ho giocato a mille giochi con sistemi di controllo diversi. Mi sa che ci tocca riscappare da qua. Ah! Ma come è bloccato? Cava, buonasera Fossa, mi sono recuperato gli altri episodi e finalmente riesco a vederne uno live. Ci fa molto molto piacere. Se io adesso sapessi, questo è bloccato, è tutto bloccato, non so che cosa devo fare. Ma no, ragazzi. Aspettate un attimo, eh. Portello bloccato. Con questo non si può interagire. Che cosa devo fare, ragazzi? Abbiamo fatto qualcosa di sbagliato? Fra, siccome penso che oggi non finirai Alien, l'ultimo ipotetico episodio lo farai prima che parti per il QuakeCon? Sì, lo farò la settimana prossima, lunedì o martedì. No, non è una brutta parte. Zanek, perché non riesco che a fare niente. Scusate, ma questo non si può. Con questo non si può interagire. Qua sotto devo andare. Avvicinati ad Apollo. Ragazzi, non so che cosa fare. Devo dire che la volta scorsa avevo attivato solo il portello sinistro, non quello destro. Non vorrei ci fosse. A quale condotto? Questo è bloccato.
Questo è bloccato. Ragazzi, è tutto bloccato. Secondo me c'è un super bug. No. La discomfort zone finisce male così? Finisce per questo bug terribile? No, ragazzi, se mi sto perdendo qualcosa, aiutatemi voi, ve ne prego. È tutto bloccato. No, ragazzi, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. No, così no, Così no. Aspetta, facciamo una roba. Torno al menu principale e carico il salvataggio precedente. I pulsanti rossi non me li fa premere, ragazzi. Non mi fa premere una sega di nulla. Vicino ai condotti. No, non sono interagibili i lizard, ragazzi. No, no. No, no. Dai, allora, facciamo così. No panic. Se no stasera tutti a casa e via. E ciao all'alieno. Allora, gioca. Alien Isolation. Carica partita. Carica salvataggio precedente. No, perché la missione no, ragazzi. Allora, il salvataggio è esattamente di 3 minuti prima. Ok, vediamo. Sì, mi sa anche a me super bug, perché sapete che cosa? Mi aveva detto, fai delle robe con il condotto, con la sezione di destra, fai delle robe con la sezione di sinistra. Io la sezione di destra l'avevo fatta, la sezione di sinistra no, e andiamo a farla adesso. Che ne dite? Qui ancora devo, ok, qui devo usare il sintonizzatore. Io uso il pulsante, entro dentro, ok, proviamo così, evitiamo di salvare. Se l'ho risolta in questa maniera un po' mi emoziono. Ah no, devo scendere. Dai. Ok. Allora, adesso ho fatto anche quello di sinistra. Provo a usare il sintonizzatore qua. Oh, se l'ho salvata. Se l'ho salvata, ragazzi. Epica, eh. Fossa contro i bug. Qual è questo luogo? Meno male. Ok. Perché sicuramente dovrò scendere qua sotto. 100%. No, Carlo, ancora non è arrivato nessuno. Qui abbiamo dovuto ricaricare un salvataggio precedente perché era tutto bloccato. Al limite ricarichiamo questo salvataggio e invece di farlo così con la scorciatoia, ma come il Nest. Questa la saltiamo, che l'abbiamo vista nella puntata scorsa. E qua devo ispezionare il reattore centrale. Vedi, vedi, esci dalla parte inferiore del nucleo da bollo. È un obiettivo diverso. Eccolo. Possiamo salvare adesso? Che dite? Io salvo perché...
Via. Oh, mi ha fatto più sudare il bug che l'alieno in tutto, perché finirla così, no, no, no. Ok, si rifiuta di annullare isolamento a causa di un'ostruzione. Chissà che cazzo c'è. Ah, questi bug! Allora, ma poi volete... Sì, sì, la live su Inside la facciamo lunedì. La facciamo lunedì nel pomeriggio e dovrebbe essere quella finale. Si scende alla sala macchine. Scendiamo alla sala macchine. Ah, ok, finisce la missione. Mi ha dato un achievement, mi sento anche un po' più sollevato. Beh, adesso arriva... Sei collegato? Sono qui, Ripley. Novità? Apollo sta seguendo i protocolli della Wayland Yutani. Cosa? La Sixon ha venduto tutto. Ricardo, Apollo si rifiuta di cedere. Dice che qualcosa non va con il reattore. Sei nella compagnia. Digli che non te ne frega un cazzo di fare come dice. Mi dispiace, Ricardo. Sono un pesce piccolo. Io, Samuel, Taylor, lo siamo tutti. Se scoprissimo qualcosa, Apollo non sarebbe così. Mi piacerebbe dirgli che non me ne frega un cazzo, eh? Devo andare basso? L'alieno ancora non ci riera, giusto? Presenza sconosciuta all'interno. Era un'ostruzione. Accendi il veicolo. Adesso è diventata una presenza sconosciuta. Prima era un'ostruzione, adesso una presenza sconosciuta. Ma io non lo so. Cioè, ma nella stazione spaziale il nucleo, cioè il reattore centrale è così, con i carrettini che sembrano usciti dal... Vabbè, non lo so. Vabbè. Sembra un po' Dead Space qua, eh? Il primo Dead Space. Sgombrare l'area. Accesso alla sala macchine iniziato. Che cazzo è? Sorveglianza.
No, 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 Outlast lo inizio, ma non prima della Gamescom, anche perché dopo, cioè poi dopo la Gamescom magari voglio farmi anche un po' di settimana di relax, e quindi Outlast lo iniziamo nella nuova stagione, penso a C'è sempre qualcuno pronto per te. Ti inizio arrendi, settembre. pigli il piccolo passo. Oh, no, no, vai di là. Qui c'è la videosorveglianza. Beh, da qua come pretende che ci passi? Devo per forza accedere al ricablaggio? Forse hai mai usato un gadget? Sì, Bloodmeat. Una volta ho usato una scatola sonora che ha attirato sia l'alieno che c'è qua. Sia l'alieno che degli umani, e me ne sono scappato. E ce l'ho la torcia Ioni. Che cazzo dici? Un altro potenziamento. No, sta a vedere che è dove ero prima. Ragazzi, vi chiedo aiuto sulla torcia Ioni. Mettiti sotto! Stai bassa per prendere sta torcia io. Prende l'angolino. Cos'è che fa giù giù giù? L'ho vista in offerta su Amazon. Ok, è stato più indolore di quanto pensassi, eh? È stato più indolore di quanto pensassi. Usa la torcia Ioni. Dai, dai, taglia veloce, vada là come va veloce questa torcia Ioni potenziata. Poi certo, è molto comodo, sai, no? Negli autobus ci sono i vetri, in caso di emergenza rompere il vetro. Qui c'era scritto taglia il pannello in caso di emergenza, perché in caso di emergenza uno deve andare, uno, prima di tutto, a prendersi il potenziamento della torcia Ioni e poi a tagliare il pannello con tutta la calma e la serenità. Ma chi è che fa i piani di evacuazione delle stazioni? Vabbè.
No. Vaffanculo. Vaffanculo. Eh? Entra! Vattene da lì. Non è che entra, vero? Vattene! Non strisciare, striscia a fanculo, vai! Cosa ci fa qui? Non gli posso sparare perché... perché... ho messo le armi, mi hanno preso tutte le armi. C'ho questa granata MP e... Mi segua, prego. È andato via. Incazzatissimo. Senti. Mi ha rotto il coglione. Sai che cosa? Sai che? Eh? Eh? Vieni, vieni, to, con questa bava verde schifosa, lurida. Oh. Ce n'era uno solo? Siamo GGVP. Ah, la catchphrase. Ok. La catchphrase è sai che. Poi dopo viene. Dopo viene implicito, secondo me. Ne posso fare un'altra di queste MP? Beh, ripristina corrente. Qua. Dispositivo non valido. Livello di energia troppo basso. Allora, questo l'abbiamo ripristinato e va bene. Il cavo porta a quest'altro che mi dice livello di energia troppo basso. A sua volta, sto cavo porta là dentro. Ah, eccolo. Poi questo. Ah sì, e secondo loro io li dovevo fare, ma tutta la vita, ma è stata la bomba MP meglio usata della storia, eh. Cioè, secondo loro dovevo fare il giretto. Sotto. Sì, Jans, farò un'altra discomfort zone molto volentieri. Se volete con Outlast, lo faccio con Outlast. Se no, possiamo fare anche... Poi ricordatevi che arriverà prima o poi anche Outlast 2, eh. Se avete altri suggerimenti, va bene.
qua che c'è? È chiuso. No, qui c'è un jumpscare. No, no, che cazzo di corridoio è questo con la nebbia? Vai, dai. Sono auto impressionato. Quanti sono? Aspetta, aspetta, c'è un salvataggio. Devo sudare così. Certo, se accendo la radio è ovvio, no? Non ho più bombe, non ho più niente. E allora prendimi, perché tanto ho salvato. Toh, forza, ammazzami, dai. Che cazzo? Oh, non finisce mai, non finisce mai, eh. È un'ansia costante, pervasiva, una roba... Che giro fai tu adesso? Adesso oggi mi vede. Il livello di contenimento dei rischi è molto elevato. Adesso mi vede. Ma guarda. Come arma sul tavolo, fra? No, non c'è l'arma. Tutti i rappresentanti della compagnia in visita devono presentarsi. C'è l'arma? C'è un'arma sul tavolo? No, non c'è, ragazzi, l'arma. Non c'è, non mi fate... Non c'è!
Scusa, è la radio. Che poi lo attira fin qua. Ecco. Carlo, te le armi sul tavolo. Usa questa radio, sto grimaldello. Non c'è un... non serve a niente. Correre può causare incidenti. Anche Carlo può causare incidenti. Carlo is the new Riccardo. Carica al massimo e dritto in fronte. Ok. Che cosa ho fatto? Sono andato giusto, sì. È quello là? È quello là. Ciao Luca! Bentornato! Perché non chiedi a me riguardo i protocolli? Ciao Alessio! Se non vai... Devo proprio fare sta roba della radio, via. Vai, passa! No, non va bene. Vai a spegnere la radio, vai. Vai a spegnere la radio. Cazzo. Sono una macchina molto sofisticata. La proverò. Le interferenze indecifrabili sono le più problematiche. Ok. Ok. Ma con questo si ammazzano gli androidi? Vado? Ciao stronzo! Ma no! No! No, però così non è giusto, è un super bug! Non scappi, dai, allora ammazzami, che ti devo dire? Gli è passato attraverso! Gli è passato attraverso! Chiedo la moviola! Moviola! No, 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 gli è passato attraverso, ragazzi. Questa è la run dei bug, perché siccome era troppo comfort, adesso c'ho pure l'arma. Come prima. Questo non va bene adesso fa, guarda. Non dovrebbe funzionare.
Quindi vattene a fanculo, vai, sei una macchina molto sofisticata. È così stancante. Esca fuori, per favore. Non vaffanculo, vaffanculo. Via, qui ragazzi è arrivato il momento del disagio. Adesso stiamo un'oretta e mezzo qua e poi... Allora, devo provare a vedere se è un bug. Abbiate pazienza. Potrebbe richiedere la mia attenzione. Vieni. Passa di qua, vieni. Vieni, 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 vieni. Potter. Allora. Sei otto tre due, va bene. Flusso di corrente. E il livello degli enigmi è da rivedere, eh. Però questo un badge. No, no, era passato attraverso prima, ragazzi. Dovevo salvare, vabbè. Può passare da qua dietro, sì. Vaffanculo. Scricchiola tutto. Scricchiola tutto. Non è che ora escono due merde, vero? No, ma infatti non devo andare di qua. Oh sì. Allora ci devo andare oppure no? Sì, il reattore centrale. Oh! Riccardo, sei mai stato al reattore? Ma che cazzo vuoi, Riccardo? L'utilità di Riccardo è pari a quella di una meba morta. E gli chiedi se è stato il reattore, ma è ovvio che ti dice di no. Perché non c'era il salvataggio automatico? Sento un pipì, eh. Cartucce per il fucile, non ho il fucile. Me l'avete fatto mettere. Non mi dite che si poteva riprendere, che io non l'ho ripreso. Non me lo dite, per favore. No, no, c'è lì il fucile. Io vorrei anche salvare
No, però per salvare devo salire, mi sa. Sì. Sono curioso di provare una cosa. Ah, mi ha tenuto le cose, le cartucce. Ta! Fucile a pompa. Ta! Okay. Illuminati sempre nello stesso modo rassicurante. Bravo, bravo. Davanti alle luci ci mettono le sbarrette per ottenere questo effetto che io... Vabbè. Sono in cima del reattore, Riccardo. Vedi qualcosa? Niente. Qualche androide e sistemi di controllo centrali. Tutto normale. Dovrò esplorare il livello inferiore. Ci dovrebbe essere un ascensore da qualche parte. Grazie. Oh, c'ho 9 cartucce di shotgun. Io gliele sparo tutte in faccia. Non me ne frega nulla di questi androidi. Sono 4 ore. Poi questo mi vede sicuro ora. Ho già visto. Eh sì, l'ho già visto. No, non scappa. Bisogna proprio, eh? Dai. Due colpi fra, ma forse a questa difficoltà anche 7. Mi ha visto? Eh sì, vabbè, via ragazzi. Via, nulla. Nulla. Bisogna ammazzarli per forza. Vediamo se posso fare una granata EMP. Allora, come si faceva? Granata EMP. No, questi niente. Il coso forte si possono fare i proiettili? Sono no, ovviamente no. Vedi qualcosa? Niente. Le granate non le possiamo craftare, ragazzi. Non so se ci riusciamo davvero, eh. Ci sono 17 colpi di revolver e 9 di fucile a pompa. Qui ne ho visti almeno 3. Vieni. Vieni, testa di minchia, vieni. Uno, due, tre. Ci basta. Voglio. No, questa l'ho proprio missata.
C'ho stanza di conservare munizione adesso. C'ho stanza di conservare munizione. No, Zanek, scappare mi sa che non è plausibile, perché i corridoi sono troppo stretti e ti acchiappano. Qualche androide, 60.000, 60.000 androidi. Dovrebbe essere un ascensore da qualche parte. Daddo, dovrebbe andare giù con due, ma... cioè, nel senso... se poi mi acchiappa io qui non riesco a liberarmi, perché questa difficoltà... Perché ne mette una alla volta? Che è scema? È rincoglionita? Non hanno nulla. Vaffanculo, vai! A questa difficoltà i corpi non danno nulla. Io sono in cima al nucleo reattore. Vedi qualcosa? Niente. Qualche androide e sistemi di controllo centrale. Tutto normale. Dovrò esplorare il livello inferiore. Ci dovrebbe essere un ascensore da qualche parte. Ok, spam quadrato, sì. Me ne mette uno. Toh! Beh, questo attacco nuovo. Tenere premuto, non spammare. Ok, tenere premuto. Vabbè. Ma proprio un pizzone, proprio pa! Vai! Dovrò esplorare il livello inferiore. Ci dovrebbe essere un ascensore da qualche parte. Riccardo, con questo ascensore non sai un cazzo, Riccardo, non ci sei mai stato. Allora, il primo ora mi è venuto addosso, quindi qui si spara le fucilate a pompa. Uno, due. Ma
non so come fare, basta, non la faccio più sta parte. Non si può craftare, basta. Oh, questo è il peggio disagio, ma... Qui non c'è niente da lootare. Una munizione shotgun che mi rende un po' più sicuro. E adesso ne ho... Beh? Scusa, ne avevo 9, ne ho lootata una, non ci stava? Ma che è? Sono in cima al muro del reattore. Vedi qualcosa? Niente. Qualche androide e i sistemi di controllo centrale. Tutto normale. Dovrò esplorare. Hai ancora un'ora piena per provare, va bene. Fra 87 sto giocando a livello di difficoltà massimo, incubo. Quello che neppure mi hanno detto era stato aggiunto nel gioco all'uscita, è stato aggiunto dopo. Sì, sì, vabbè. Che cosa ricarico a fare? Ne sono arrivati due. Ma che cazzo dici? Oh, 4 ne ha voluti. Ne ha voluti 4 per rompere i coglioni. Ne ha voluti 4. È tutto vuoto, è tutto vuoto. Che cosa c'ho? C'è una munizione. È tutto vuoto, è tutto vuoto. Sì, avevo la bolla, me ne sono accorto adesso, ragazzi, me ne sono accorto adesso. Non biasimatemi, non biasimatemi. Jump scare. Ma qua devo andare, davvero? L'alieno non è la sola minaccia della stazione. Sono 12 ore che gioco, da 3 ore questi mi spaccano il collo con le mani e tu mi vieni a dire Alien Isolation, ma chi gli scrive i testi? Questi rumori no, poi. Mm.
di sbavamento, no? I gargarismi con la bava sembrano, ma che schifo. Tocco le uova. Mi sembra che mi stiano arrivando dappertutto sti sbavuscii schifosi. Tutto vuoto. Cazzo era? Dove cazzo era? Come è uscito dalla... scusa. Le uova chiuse si schiudono, ok. Quest'uovo. Ah! Ah! E mo? Le uova già schiuse. No, tipo questa. La bruciamo. Ma com'è 4,60? C'avevo 5,50 e per bruciare due uova ho consumato tutta quella roba lì? E adesso dove devo andare?
No, ragazzi. Ma esplode tutto? Ah, ma c'è l'alieno? No, ma che cazzo? Beh, ce n'è un altro? No, non è fattibile sta roba, ragazzi. Non penso sia fattibile sta roba. Tre ce ne sono. Quanto ci abbiamo? Un'ora di tempo? Non lo farò mai. Non lo farò mai. Sì, vieni. Coglioni, un facehugger. Tre. No, ragazzi. Io ci provo, ed è no, devo... Ragazzi, mi sto cagando in mano, ma che cos'è sta roba? Ora ha sentito il figlioletto che gridava. Certo. Io non penso che sia fattibile questa cosa. Cazzo, all'attivo fa bim bim bim.
se è giù, se è su, non so. Non fa rumore. Non so. Salvo, al massimo ricarico quello precedente, ragazzi. Ma come non c'è corrente? Ma che cazzo dici? Dove cazzo si attiva la corrente? No ragazzi, mi dovete... No, passerotto, no. Ragazzi, mi dovete dire da dove si attiva la corrente, perché sennò non lo facciamo. Passaggio nel muro. Qua. Thank you.
Guarda. Due qui ce ne sono. Oh, ma io ti ho bruciato la faccia! Ti ho bruciato la faccia! Non è che una volta funziona e l'altra volta no. Ah. Oh ragazzi, sto gioco. Ragazzi, io sono andato baldanzoso perché ero convinto di bruciargli la faccia. Posso risalvare? Non ce la posso fare, ragazzi. Quanto manca alla fine? Dado, fino alle 23 è la live. Fino alle 23. Facciamo due orette ogni volta. Guarda due codine! Uno se n'è andato. L'altro. Anche l'altro. No, no, ma me la sto godendo, ragazzi. È bellissimo, ve lo confermo. È veramente meraviglioso. Scappa! Non c'è niente per te! Sali su! Dove cazzo sei?
Sono entrato in frenesia dal lanciafiamme. Fatto fare, ragazzi, ma che cosa mi avete fatto fare? Non vedo nulla, scusate. Scusate se ho smesso di parlare negli ultimi 10 minuti, ma c'ho proprio l'ansia. Cioè, questo è l'incarnazione videoludica dell'ansia. Dentro non ci viene, qua dentro lui non ci viene. Io ho salvato. No, che cazzo! Perché ho sbagliato così? Come un coglione. Vabbè, ricarico quello precedente, no? E non è da qua. Grande Francesco. Corri, spara, scappa, vaffanculo, non è da qua. Da dove cazzo si va? Ma fammi passare, fammi passare. Di qua? Ditemi che è di qua. Non ci ho capito nulla. Non ci ho capito nulla. Riccardo, posso distruggere il nido? Ripley, hai già rischiato abbastanza oggi.
Posso attivare tutti i nuclei? Sì, sì, attiva tutto! Non sto cercando di dissuaderti, Ripley, ma mi piacerebbe che non morissi. Ecco, ci sono dei circuiti di sovrafflusso d'emergenza che portano l'energia e necessitano condensatori in serie. Ma che dici? Ma è pieno di androidi, ragazzi. Che è successo? Chi mi ha ucciso? Riccardo, posso distruggere il nido? Chi mi ha ucciso? Hai già rischiato abbastanza oggi. Posso attivare tutti i nuclei, poi li sovraccarico e avvio lo svuotamento del reattore. Distruggerò qualsiasi cosa sia qua su. Chi è che mi ha ucciso? Non sto cercando di dissuaderti, Ripley, ma mi piacerebbe che non morissi. Il raggio... Ecco quello che succede. Ci sono dei circuiti di sovrafflusso d'emergenza che portano l'energia e necessitano condensatori in serie su. Se li sovrarò scarico il sistema, lo svuotamento avverrà all'esterno. Il nido si troverà in serie. Sti cazzo di androidi. Devo ricaricare anche il volto, certo. No, ragazzi, ma e come cavolo faccio? Cioè, come fa? Come fa? Riccardo, posso distruggere il nido? Ripley, hai già rischiato abbastanza oggi. Posso attivare tutti i nuclei, poi li sovraccarico e avvio lo svuotamento del reattore. Distruggerò qualsiasi cosa sia qua sopra. Non sto cercando di dissuaderti, Ripley, ma mi piacerebbe che non morissi. Ecco quello che succede. Ci sono dei circuiti di sovrafflusso del motore. Non posso passare però, cioè non posso passare. Che cazzo dici? No, via, via, via. Non capisco nulla. Non capisco se stanno venendo a prendermi, non capisco. Non capisco.
Quanti sono? 2. 3. Allora, facciamo così. Sì, tutto. Tutto. No, però no così, ragazzi, dai, ti ho tirato la granata MP in faccia, dai, no. Come si fa? Perché non chiedi a me? Perché sei un alieno assassino di merda. E io ti auguro tutto il male del mondo. Queste tute ignifughe che non bruciano. Non ho capito come si fa sto giochino. Non ho capito come si fa. Mamma che ansia, oh. Mamma che cazzo di ansia, ma sono un 4. No, vabbè. Ah, è
bruciato. È bruciato, testa di cazzo. Di qua? No. Di qua. Via lo svuotamento con... E che devo fare? Purge. Ok. Riccardo, sto per distruggere il nido. Tieni. Toh! Bruciate tutti! Condotti la bavetta, 12 ore. Succhia! Alieni! Guardami! Qua! No, che cazzo dici? Sea Omega. Individuate numerose forme di vita non registrate in tutta Sevastopol. Livelli di energia compromessi in tutta Sevastopol. Ce ne sono ancora alla stazione. Marta. Mi dispiace, Riccardo. Torno al dipartimento dell'ufficiale, Ripley. Ti prego. Torna da Riccardo. Danno un salvataggio, ma che cazzo dici? Un salvataggio, ragazzi. Aspetta, Ripley, sta succedendo qualcosa. Sì. Tu credi? Devi andare al centro medico. Ora, lo svuotamento del reattore sta ripristinando i sistemi di Sevastopol. Luci, navette, forse anche comunicazioni. Credo sia la nostra grande occasione. Vai, subito! Non abbiamo molto tempo. Io scendo nell'area comunicazioni. Mi sto sentendo male, ragazzi. Cioè, se non arriva un salvataggio... Dov'è che devo andare? Non ho capito dove. Pensavo di averli uccisi tutti. Io pensavo di averli uccisi tutti. Qua devo andare? Vado? Non so se sto andando nella direzione giusta. Ragazzi, è sempre più ansia. Sempre più ansia. Stazione a servizio della Sixon Communication Technology.
della Gemini e sul panel sono. No, sono già gli alieni. No, io non ce la fo altri 20 minuti, ragazzi. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Poi quale navetta devo chiamare? Quella a destra o quella a sinistra? Quale cazzo di navetta devo chiamare? Perché non mi sta dando l'indicazione? Se non mi dai la mappa in questa difficoltà, almeno mettimi un pallino. Perché non... Carlo, non lo so dov'è sto centro medico. Shimmet Tower. Ah. Il problema è la torre Shimmet. Qua... E da che parte è il centro medico, ragazzi? Scime del giusto, ok. No, stasera... Stasera è stato un disagio veramente allucinante, eh. Fa male la testa, cazzo. È stato un disagio pesissimo. Penso sia la roba che mi ha dato più ansia. Ci sono, ma è tardi. Apollo si è ristabilito dopo lo svuotamento del reattore e ha bloccato le comunicazioni. Ah, vedi che prima avevo sbagliato. Perché mi hai mandato qui? Chiamo i Ripley. Prima di andarmene, il sistema ha rilevato una nave in avvicinamento a Sevastopol. Credo sia la Nisidora. Marlo è riuscito a inviare i codici per il richiamo automatico quando le comunicazioni erano aperte. Dobbiamo raggiungerla. Sta attraccando. No, ma sta stazionando qui vicino. Vai alla zona delle ambulanze. Gli shuttle sono per le distanze corte, ma andranno bene. Ok. Trovo un'ambulanza per le distanze corte. Va bene. Noioso sto gioco? Daddo, noioso? Per boom. Ah. Ho già preso uno degli shuttle. Ah, ma qui è dove è esploso tutto. Io mi sono... morto mille volte. E mi fa tornare. Cioè in questo posto. Questo era il posto delle bavette. Era il posto delle bavette. Era il posto delle cazzo di bavette.
Chi è? Sto immaginando cose e c'è un alieno. No, sto solo vedendo delle forme. Siamo arrivati, ragazzi, e anche la mente adesso gioca brutti scherzi. Te ne devi andare. Vattene. Dov'è Salvino? Di là. Non so se è stata una bellissima idea. No, devo proprio andare di qua, via. Che gioco stiamo giocando? Al gioco di sto cazzo, dai, forza! Che gioco stiamo giocando? Passo dalla gabbietta. Quei due istanti in cui ti senti un po' più sicuro perché c'hai. Qua va bene? E mo? E ora? Perché quando mi va via l'indicatore io non so che fare? No ragazzi, la tirata live non ve la posso concedere, no, devo uscire, ormai ho fissato, no, stasera non si può, lunedì o martedì. No ragazzi, mi spiace.
Dove devo andare lì dentro? Ditemi che cosa devo fare in quella stanza. È proprio, Carlo, è proprio sguardo post-traumatico. Ciao Yuri! Merda, il sintonizzatore non è abbastanza potente. Marlo c'è riuscito, deve esserci un altro modo. Tu e lui non ha risposto, perché la risposta è ovvia. E tu non sei servito a nulla fino ad ora. Che cosa vuoi che ti aspetti anche? Va bene ragazzi, la finiamo qua. La finiamo qua. Oh. Oi oi. Ha salvato? Riccardo, mi senti? Molto poco. Ripley, ti stai allontanando troppo. Il collegamento non reggerà per molto. Ah, 7 minuti. Non mi volete tenere fino... Non sono disperato. Sono disperato. L'anesidora. L'anesidora. Anche sull'anesidora ci sono? Di merda? Sull'anesidora fanno anche i sistemi in modo che sembri una testa di alien. Carlo, lo so benissimo quale sarà la risposta a questo sondaggio. Figurati. Negli anni passati siamo riusciti appena a sbarcare il lunario e l'anesidora sta iniziando ad avere l'aspetto dei relitti che recuperiamo di solito. E anche l'equipaggio non se la passa meglio. Ma abbiamo trovato quella scatola nera. Appartiene a un veicolo chiamato Nostro, di proprietà della Wayland Utah. Significa che ci sarà una ricompensa. No ragazzi, non li posso fare 30 minuti in più, veramente. Poi la replica nemmeno si mette su YouTube, cose brutte proprio. È fatta, ci siamo, me lo sento. Ha sempre detto che si sarebbe comportato bene con me.
No, ho sbagliato. Ok. No, dai, dai, dai. No, stasera non ce la posso fare. È stato un pezzo veramente... Ragazzi, veramente. Cioè, sono stato male in certi momenti. Comunque via, la rifacciamo in notturna, perché ho visto che mi seguite più volentieri la sera che il pomeriggio. Quindi anche la settimana prossima la rifacciamo in notturna. È certo. Che tempismo! Che tempismo! Abbiamo riattivato tutto? Riccardo, mi senti? Ho riattivato i circuiti di base della Nisidora. I portelli dovrebbero aprirsi e speriamo torni la luce. Ancora nessuna traccia di Marlo. Non so dove andare. Ripley, benvenuta sulla Nesidora. Marlo, dove sei, Marlo? Grazie per aver riattivato la corrente. Mi hai risparmiato la fatica. Senti, Marlo. Sono solo temporaneamente. Dovevo sistemare delle cose. Marlo, io l'ammazzo. Vuoi forse unirti al mio equipaggio? Ci sono un sacco di posti liberi. Marlo. Che cazzo, eh no, non me l'aspettavo, no, sono dei bastardi. Ma poi senza il salvataggio, sì, qui devo riprodurre. E mi tocca rifare tutta sta roba. Poi Marlo ha avuto un'idea ancora migliore. Estrapolare il percorso della scatola nera e cercare di trovare il Nostromo. Per fortuna abbiamo individuato un segnale di emergenza e ora lo stiamo seguendo. È fatto. Dai, dai, cerchiamo di arrivare almeno al salvataggio. Se ce la faccio, bene. Se mi riammazzo il facehugger, ragazzi, stacchiamo qua. Sto facehugger così a tradimento. Dai, forza, esce il computer, dai. Con questo, come posso definirlo? E chiamatelo Andy per la puntata finale, chiamatelo. Avvertitelo su Facebook. Minigame proprio masterizzato, eh? Dai, forza. Non so quando sarà Carlo, lunedì sera o martedì sera, perché poi dovrei partire per il Quakecon. Ho riattivato i circuiti di base della Nisidora. I portelli dovrebbero aprirsi e speriamo torni la luce. Ancora nessuna traccia di Marlo.
Comunque io sto finendo anche le... Benvenuta sulla Nesidona. Marlo, dove sei, Marlo? Sto finendo le munizioni del lanciafiamme. Aspettate però, perché mi sa che qua c'è un salvataggio. C'è! C'è! 23.01! Abbiamo finito! Salvo! Oh, ragazzi! È stata probabilmente la puntata più terribile. Io non pensavo che ci potesse essere un'escalation di ansietà così, così elevata. Cioè, sto gioco è proprio un capolavoro di tensione, porca miseria. Rilancia sempre di più, sempre di più. Cazzo. Cazzo, ragazzi. Grazie assai per avermi seguito fin qua. Non so se riusciamo a finire nella prossima puntata o se ne serviranno altre due. Io sto male. Esco. Grazie a tutti quanti anche per i suggerimenti. Alla prossima. Baci. Ciao. Buona serata.